ragazzi e benvenuti in una nuova puntata del Barbagianni Neofiti per Passione da Domenico. Allora, oggi andiamo ad utilizzare dei saponi che si vanno un po' a legare alla mia esperienza vissuta negli ultimi 6 anni. Non voglio tirarvi il pippone subito, ma non vi nascondo che sono un po' emozionato. Sono emozionato da ieri, perché è stato il mio ultimo giorno di lavoro in un'azienda alla quale mi sono legato molto affettivamente. Cambiare lavoro fa parte ormai della vita di tutti, non esiste più il lavoro, tra virgolette, a tempo indeterminato per tutta la vita. Vi possono essere sempre nuove opportunità, però ci si lega agli affetti. Ecco quindi che andrò ad utilizzare un sapone. Che voi vi chiederete cosa c'entra. Arco è un sapone turco. L'azienda mia è un'azienda che è l'azienda mia, l'azienda dalla quale, con la quale ho lavorato fino a ieri, è un'azienda di proprietà turca. Anche con gli stessi colleghi della Turchia ho avuto sempre rapporti ottimi. E quindi oggi mi andava di andarmi a sbarbare in loro onore con un sapone turco. Voglio anche ringraziare ancora una volta Giuseppe, Nunzia, che sicuramente non staranno vedendo questo video, però mi sento comunque di ringraziare Giuseppe, Nunzia e Giulio anche per il bel regalo che mi hanno fatto. Vi lo faccio vedere a tutti questo bracciale che mi hanno donato ieri con un'incisione personale che quindi non svelerò. Ok, ragazzi, veniamo a noi, leviamo le lacrime, non ci sono, ma sono interne. Cosa andiamo quindi ad utilizzare oggi? Arco è un sapone di fascia economica. Andrò quindi ad utilizzare un po' di prebarba della Cella, perché in genere con i saponi economici, non so, sarà abitudine, non so se serve chissà quanto, ma ci utilizzo sempre il prebarba. Io onestamente ancora devo riuscire a comprendere effettivamente se il prebarba ha un'azione o meno. Sarà perché ho utilizzato spesso e volentieri saponi di livello alto, medio-alto, tali per cui la scorrevolezza e la protezione sono garantiti. Non ho mai sentito l'esigenza, però devo fare il tentativo di provare qualche sapone economico senza prebarba, ma non è oggi la giornata adatta. Arco si presenta quindi in uno stick. Sto vedendo se sta registrando. Si presenta in uno stick che è molto comodo. L'ho utilizzato anche in settimana. La barbetta è un po' lunga, è una barbetta di 5 giorni. Ma ho utilizzato Arco proprio questa settimana. Non mi è venuto questa mattina di riutilizzarlo appunto per la dedica di cui abbiamo parlato all'inizio del video, ma perché lo trovo un sapone estremamente, lo stick trovo un sapone estremamente comodo per i miei usi nella sbarbata infrasettimanale, dove il tempo non è un po' tiranno, no? Perché tu prendi lo stick, lo bagni e via, te lo passi in viso. Poi cosa faccio? Tendo a creare questa sorta di schiumetta premontaggio in viso, vedi? Più che schiuma è proprio una sorta di, come se andassi a sciogliere il sapone con l'acqua. E quindi riesco anche a comprendere più o meno quanto sapone ci ho messo. Oggi ci aiutiamo per, non so se sta vedendo il video, ma per la felicità di Alessandro Nusse, Alex, ciao, che puntualmente mi dice giustamente, Wilding ce le fai, ci usa del sintetico, raga, ma i sintetici che ci stanno a fare se non per essere utilizzati e per godere di questa sbarbata? Eccolo qua. Il mio Mocha Express, per il quale metterò sempre le due ditine, i due ditini, anzi tre in realtà, sono due avanti e uno indietro del nodo, per dargli un po' di backbone. Sapone
sapone ce l'è, naturalmente stiamo partendo con una parte stucco per poi andare a fare il vero e proprio montaggio. Sto veramente inondando il pennello, sto facendo proprio un inzuppo del pennello stile biscotto Gran Turchese, eh? Non me ne voglio. La Gran Turchese che associo ai miei video, quindi magari faccio perdere clienti. Io continuo come al solito, così mi è stato chiesto, ma tu fin quando monti? Finché non sento il viso bagnato, non guardo la lucidità del sapone, non vado a guardare quindi non è un riscontro visivo che io cerco, ma è una sensazione che devo avere proprio in viso. Anche se io l'arco lo porto un po' a smontarlo, a me non interessa. Con tutta questa, se si andrà a smontare, non mi interessa. L'importante è che mi garantisce la scorrevolezza, a me quello piace. Cioè, quello mi dà già di per sé protezione, scorrevolezza. Direi, vabbè, ma che significa dare scorrevolezza con la protezione? Sì, perché se io faccio scorrere bene la lama, non mi irrito, non mi taglio. Quindi mi proteggo. Dobbiamo montare ancora un po'. Purtroppo mi vengono sempre questi montaggi iper lunghi in video. Nei video che vanno sempre per le lunghe, proprio dovuto al montaggio. Ma la parte più importante. Dio, c'è anche la mano, eh. Però guardate qui che bella crema. Questa è proprio una crema. Però ne vuole ancora. Meno per i miei gusti, eh. Arco che è un sapone economico, possiamo andare a mettere nella categoria dei saponi stile Figaro, mi sa che costa 1,50 euro lo stick, vado a memoria, l'ho comprato un po' di tempo fa. Ci siamo? Guardate qua quanto ne resta. Allora, sicuramente ti farò vedere anche in questo caso se
Sapone ce n'è. Non come negli altri casi, c'è un po' di evanescenza, però secondo me questi saponi sono fatti per dare la scorrevolezza. Non devi andare a cercare protezione in un sapone così basic, come un arco, come un proraso, ma non tutti è. Pensa alla bianca, ad esempio, ma non ad esempio la blu. Ah, ok. Oggi andiamo di Wilkinson, quindi sbarbata, veramente proprio, possiamo dire, economica. Wilkinson montato con una lametta Wilkinson, l'ultima della mia dotazione, che era uscito dal pacchetto e che ho usato settimana, in settimana, 5 giorni fa. Partiamo. Potete vedere come il sapone si è ben idratato dal fatto che non resta assolutamente nell'intercatepedine, negli scoli. Cioè, si è ben idratato. Si è idratato come voglio io. Bello levarsi la barba. Farsi la barba. Allora, ecco, prima sensazione che sento, allora. Parliamo dopo, mi sciacquo il viso. Parliamo delle sensazioni, anzi non ne parlo ora, dai. La prima sensazione che sento, a differenza di un sapone che anche proraso, arco mi lascia la pelle più secca nel passaggio, dopo che ho passato la lametta, non c'è proprio quelle sostanze cosmetiche, no? Che ti senti la pelle nutrita, però ha garantito una scorrevolezza eccellente. Se tu cerchi un qualcosa economico, per ora, sbarbata, eccellente, mi ha tolto 5 giorni di barba in maniera perfetta. Wilkinson si continua a dimostrare il vaso tecnico, visto l'angolo aperto che usavo. È un vaso tecnico, non è un rasoio da neofiti. Ha ragione il prof Staiano, dovremmo chiamare questo gruppo Neofiti 2.0 a questo punto, perché siamo tutti quanti imparando, ma vedi come ormai è evanescente il sapone. Più evanescente, infatti io ci metto un altro po', non è un problema. Che ci frega, sta qua per essere fatto, quando lo finisco di consumare sto qua. Non lo finirò mai più di consumare. È una bestia da n grammi, non so quanti, 75 grammi.
Scorrevolizia. Acqua. Bellissimo passaggio del pennello del Moka su un viso ormai senza più pelo. Tutta un'altra sensazione. Andiamo di contropelo, anzi, io direi di fare direttamente il contropelo senza il traverso oggi, vai. Niente, io lo sto passando in maniera quasi parallela al viso, avendo un angolo così aperto, ma che garantisce anche un'ottima profondità. Il plasticone. Esageriamo, Domenico, tirriti. Non pigliamo un friend, pigliamo un friends. Vuol dire non prenderti confidenza con il da solo. Ragazzi, mi sciacquo, ve lo dico, valutate voi. Valutate voi la bellezza della semplicità, valutate voi la bellezza della semplicità in questa sbarbata. Una sbarbata che è stata così semplice, così serena, zero red point, zero irritazione. BBS. Quando dice cerco il BBS, non lo cerco, lo cerco. Oggi l'ho trovato senza cercarlo. Un po' di agrume. Ecco, subito ti posso dire, BBS eccellente, ma sento sicuramente averlo un po' secca. Questo è dovuto alla mancanza di prodotti che vanno a nutrire la pelle all'interno dell'arco. Ma tu poi, se vuoi, intanto ti dico 0, 0 di 0, sensazione di bruciore. Uno di questi giorni dovrò fare il confronto plasticone Wilkinson
col plasticone della Dorco, che, di cui feci un video qualche tempo fa. Mi ero ripromesso poi di fare un video di confronto, l'avrei potuto fare anche oggi, però mi sono trovato il plasticone sotto mano già montato con la lama della scorsa volta, della rasatura settimanale, e quindi mi sono dimenticato totalmente di dire ok, oggi faccio una comparativa, perché ne sono due rasoi completamente diversi. Ma allora vediamo poi, ci abbiamo di che parlarne in un video ad hoc. Io qui non so più che dirvi, se non che sento leggermente la pelle un po' secca, e quindi io ci andrei a mettere un balsamino. Balsamino che non ho qui, quindi non fa niente, non me lo metto perché dovrei smontare tutto l'ambaradan qui del video e tutto, della telecamera, qua del cellulare e tutto, per mettere il balsamo. Quindi un poco male. Faccio un esperimento, provo il dopo barba che sono andato a mettere il lime sec di Pinot, non so se si riesce, ecco, te l'ho qui, lime sec di Pinot, perché Arco ha una profumazione veramente, forse l'unica cosa che non mi piace molto è proprio questo odore intenso tutti dicono di pulito, mi sembra di bucato più che di pulito, di sapone di Marsiglia, quindi di bucato. Se tu non metti una profumazione particolare. Ah, intanto, mamma mia, buonissimo il Pinot. Il Pinot fa dei ottimi after per me. Ci mettiamo ancora un po'. Deciso di mettere il Pinot. Allora, finiamo un discorso, cioè chiudiamolo, anche una frase, Domenico. Allora, un bucato, questo bucato, non so, come qualcosa che mi pizzica in gola, mi gratta. Il lime pizzica. Quindi sono andato per più che per conseguenzialità olfattiva, per conseguenzialità, diciamo, come dire, come sensazione, appunto. Non dico di tatto, perché il tatto è qui, però come sensazione interna, ma sicuramente non collegata all'olfatto, ma più a una sensazione in gola, di questo agrume che si sente, molto molto interessante, e che mi piaceva perché ti pizzica, cioè c'è quella sensazione di pizzicure come mi fa il sapone, quindi a cos'è fatto? Sono il sapone di Marsiglia. Allora, ragazzi, chiudiamo un attimo il tutto, perché voglio un attimo parlare dei prodotti prima di salutarci. Qualche secondo lasciamo sui prodotti. Questa sbarbata siamo andati un po' più veloce. Sono migliorato, dai. Sono migliorato. Forse quando ho prodotti è più semplice da montare, miglioro nei tempi. Allora, sui prodotti ti posso dire che pennello, eccotelo qui, bello come il sole, ricorda una macchinetta del caffè, quindi viene definito il Mocha Express. Ho visto che c'è anche in tasso. Questo qui è il sintetico. Una carezza, anche se sto valutando l'acquisto, ma giusto per scimmia, non so se poi lo farò. Devo di un altro pennello, sempre di Yaki, di cui tutti tessono le lodi, perché ho visto che questo è veramente utilizzato poco dai tonsori sul nostro gruppo dei neofiti. Saluto tutti, ciao ragazzi, siamo diventati tantissimi. Stavo dicendo, l'ho visto poco utilizzare, quindi mi piace utilizzarlo perché rappresenta anche una novità. Arco è un prodotto basic. Non ti lascio un grande posto, però ti assicura una scorrevolezza eccellente. Se tu cerchi la scorrevolezza, non c'è, quindi non so, per esempio può essere utilizzato molto bene con lo sciavette, con il mano libera,
ma anche semplicemente con un DA, dipende da cosa cerchi. Nel mio caso, protezione è uguale, è sinonimo di scorrevolezza, cioè sono proprio due lati della stessa medaglia, due facce della stessa medaglia, quindi mi ha dato protezione. Guarda, non c'è un'irritazione, non c'ho nulla, non c'ho nulla, non c'ho nulla. Pelle solamente un po' a tirare, però già la sento migliorare grazie all'effetto del dopo barba, perché nel posto che è carente, ma è corretto che sia così. Sul plasticone non so più che termine utilizzare per tessere le rodi. Un rasoietto da 3 euro che ti sbarba in una maniera eccellente, con una profondità veramente interessante, se lo utilizzi con un angolo molto molto aperto, io dico quasi parallelo, perché vai proprio a tranciare per bene il pelo. Addirittura ti posso dire che in seconda rasatura le lamette, si sono le lamette della Wilkinson, quelle che escono in dotazione nel plasticone, mi è rimasta, questa è l'ultima, si sono comportate in seconda rasatura meglio che in prima, quindi rispetto alla rasatura che ho fatto 5 giorni fa, non mi ricordo, era lunedì. Perché non lo so, le ho sentite più dolci, più delicate, ma allo stesso tempo, ma forse anche un po' più efficaci. In prima rasatura mi strappavano. Ora, cioè più che mi strappano, mi sentivo aggredire il viso, ora invece mi hanno garantito una sbarbata eccellente, ragazzi. Quindi il video termina qui, ragazzi, fate un buon fine settimana, fate regali, ragazzi, conteniamoci tutti perché la situazione è quella che è, quindi io li sto facendo senza strafare. Come negli altri anni, però l'importante è il pensiero, come suol dire la verità. Ringrazio ancora i miei colleghi. Ecco, vi faccio vedere un'altra volta il bracciale che mi hanno regalato. Mi fa piacere pensare che quando firmerò il prossimo contratto, settimana prossima, sarà indossando questo bracciale, un segno di continuità. Nella mia vita tra queste due aziende. E niente, vi saluto ancora, vi auguro un buon fine settimana e ricordate, pura barba sa da sapere fa. Ciao!